Slitta a fine settembre la data ultima per la partecipazione al bando per l'affidamento dei parco giochi a Nocera Inferiore. L'amministrazione ha integrato il bando in questione. Pare infatti risultasse mancante di alcuni passaggi importanti. Nel frattempo, l'assessore alle politiche sociali, che dell'argomento si sta occupando, interviene soprattutto dopo che il PD aveva chiesto il ritiro del bando sui parco giochi, riscontrandovi il pericolo di innescare sulle aree pubbliche un vero e proprio business. La verità è che il regolamento c'è, il regolamento esiste, ed è un regolamento che risale ad una delibera di consiglio comunale del 2004 fatto dalla Giunta Romano. Il regolamento, io l'ho letto attentamente, disciplina bene la materia, va integrata soltanto alcuni punti, però voglio dire, noi non possiamo fare altrimenti. Cioè, per le condizioni in cui versa il comune, noi non possiamo più dare contributi a IOSA. A chi gestisce i parchi, dobbiamo inventarci un qualcosa di diverso. Poi non abbiamo fatto nient'altro che dare seguito a quello che è già stato fatto per il passato. Non temete che dunque si possa creare quello che diceva il PD sui parco giochi, ovvero un business? No, assolutamente no, perché dal regolamento e dalla convenzione che andremo a fare con chi vince la gara, disciplineremo nei minimi dettagli affinché ci sia un sostegno, ci sia comunque un'apertura dei parchi a tutti, cioè i disagi sociali non ci debbono essere, non ci sarà un business, su questo ne posso dare garanzia.